Filippo Pippo Torricelli e Manuel Duke Spaggiari post match contro i VFL che ha visto insomma la qualifica del nostro top team al mondiale di Los Angeles del 25 marzo. Allora, io direi di iniziare con la prima domanda per il nostro capitano Filippo. Innanzitutto un breve commento sull'evento, sull'organizzazione, Filippo. L'organizzazione non è sempre eccellente, non hanno sbagliato mai niente e soprattutto insomma i vari problemi che esistono in qualsiasi LAN, ovvero cade una persona, si risolve tutto in breve tempo e non c'è alcun problema. L'organizzazione è ottima, sei supportato al 100%, hai 6.000 persone che ti seguono e non esistono problemi. Perfetto, insomma come al solito la Gfinity si dimostra l'europeo per eccellenza, esatto, di Call of Duty. Benissimo, adesso scendiamo un attimino nel particolare del vostro match di qualifica contro l'altro team VFL, il team del nostro caro Donny. Io direi di andare da Manu e vogliamo chiedergli un attimino quali sono state le sensazioni che hai provato durante l'inizio del match, anche dopo la prima mappa persa in hard point. Cos'è successo, poi come avete saputo reagire? Allora io ti dico, penso che non c'è stato nemmeno un momento dove nessuno di noi ha smesso di parlare, anche nella situazione più difficile di tutte, ma più difficile comunque ci davamo la pacca sulla spalla a vicenda, ci caricavamo a vicenda e questo qua ci ha fatto vincere. Alla fine abbiamo vinto noi team, non lui singolo, noi squadra ci ha fatto vincere. Bene, bene. Il tuo sogno, Filippo, per Los Angeles, diciamo? Il mio sogno è sicuramente... No, anche dopo Los Angeles. Dopo Los Angeles... ci sono tanti sogni, no? E però il mio sogno per Los Angeles è far vedere che ci siamo anche noi, ecco. E che sarebbe bellissimo battere un team americano. Ed è possibile. Impossible is nothing. Esattamente. Bene, per quanto riguarda invece il torneo di domani, perché diciamolo che non è finito assolutamente, visto che domani ci si può giocare una grande chance, oltre ad ottenere un ottimo seed per il mondiale, ci sono anche 10.000 sterline in palio nel torneo della Gfinity. Quindi Manu, diciamo, domani chi vorresti evitare, chi vorresti incontrare? Pensi che sia possibile un exploit e una vittoria addirittura? Ma io ti dico, noi personalmente affronteremo i match come l'abbiamo affrontato oggi, sempre a puntare a vincere, l'obiettivo nostro è vincere insieme. Ovviamente magari si spera che i due team iniziali non siano magari TCM e Epsilon, che sono quelli che hanno esperienza, tutte queste cose qua magari che a noi ci mancano ancora. Quindi dico, io sicuramente non parto depresso o cose così, cioè parto sempre carico come ho sempre fatto. Benissimo, Filippo, una dedica speciale per questa bellissima vittoria? Vabbè, la dedica va innanzitutto a Maurizio Ragno, che è il nostro presidente, e accompagnato subito dopo da Draco.it, che ha permesso tutto ciò, no? Hanno fatto sì che avessimo sempre tutto e subito. Si sono resi disponibili al 100% per noi e li ringrazio davvero tanto. Poi chiaramente i ringraziamenti vanno alle nostre famiglie, alle persone che ci seguono da casa, alle persone che ci danno gli stimoli per continuare a fare quello che facciamo, a te Ivan e a te Ale e poi a noi quattro, perché siamo diventati una famiglia. Sì. Benissimo ragazzi, siete stati fantastici, complimenti ancora e che dire, ci vediamo a Los Angeles. Ci vediamo a Los Angeles. Ciao ragazzi.